se ho un semplicissimo 90 di click. Ok. E questo è il mio 90 di click. Ok. E dico, 90 di click, ho una tabella. Una tabella dove ovviamente ho divisioni per valori numerici, dove posso ottenere pause, quindi delay per tre quarti, due quarti, un quarto, ottavi, sedicesimi, quarti più ottavi, perché ho un quarto più il punto, per cui per il valore della metà della nota stessa. Terzine di un quarti, terzine di un quarto, terzine di un ottavo, ottavo con il punto, eccetera, eccetera. Per cui alcune tipologie di questi tipi di delay in studio si utilizzano, adesso non so se vi ho sentito bene a dovere, si utilizzano questo tipo di tabelle per ottenere le pause. Ovviamente noi dobbiamo sempre metterlo al click per avere un delay che sia perfettamente a tempo con il drumming o con il click del brano, no? Facciamo un esempio. Bene, facciamo partire il groove. Abbiamo detto 90 bpm. Sono un po' scomodo con la pulsantiera, non ho attaccato le pedaliere, per cui non ho impostato i timing dei delay. Adesso richiamo un tre quarti. Ho impostato due quarti, sì, tre quarti a 90 bpm, ho 2 secondi di ritardo. Per cui facciamo partire il click. Questo è il valore di tre quarti. Senti, eh? Senti come cade perfettamente sul click. Io adesso lascio andare il click. Per avere il due quarti, sempre a 90 bpm, porto a 1333. Ho punto 3, evidentemente numericamente parlando, ho sempre la possibilità di eccedere o portare verso il basso. Potremmo poi al limite giocare più o meno se vediamo che siamo un po' fuori. In questo caso due quarti. Lo senti. E vedi che ovviamente combacia perfettamente, no? Così incominciano a spiegarsi un po' di cose, no? Sempre a 90 bpm, un quarto, 666,6 come. In questo caso ovviamente abbiamo un quarto, quindi ogni click di pulsazione è forte sulla misura. E lo senti. Quanto puoi andare a impostare 90 bpm? Sempre ottavi 333, questo è evidente. Ovvio. Sedicesimi, demoltiplichiamo ancora, sempre a 90, siamo a 166. Questi ovviamente siamo la quartina. Chiaro, eh? Cominciamo a distinguerla con fatica. Però è evidente che sia una quartina. Ora passiamo ai quarti più ottavo.
Bene, adesso facciamo partire il click. Ok, 90, un secondo per avere un quarto più un ottavo. Un secondo. Molto particolare come divisione. Impostiamo 444. Terzina, due quarti. Terzina un quarto. 222. Ottavo. Questi sono esempi, eh? Ok.